e non considera altre forme di ricchezza indispensabili per il benessere dell'individuo, come la salute degli ecosistemi, la qualità della giustizia, le buone relazioni tra i membri di una società, il grado di uguaglianza, il carattere democratico delle istituzioni. Per questo occorre organizzare la decrescita. Organizzare la decrescita significa rinunciare all'immaginario economico, vale a dire alla credenza che di più è uguale a meglio. Il bene e la felicità possono realizzarsi con costi minori. La parola d'ordine della decrescita ha soprattutto come fine l'abbandono dell'obiettivo insensato della crescita per la crescita, obiettivo il cui movente non è altro che la ricerca sfrenata del profitto per i detentori del capitale. Bisogna tendere ad un miglioramento della qualità della vita e non a una crescita illimitata del PIL. La felicità non può essere quantificata col prodotto nazionale lordo. Reclamiamo la bellezza delle città e dei paesaggi, l'accesso all'acqua potabile, la trasparenza dei fiumi e la salute degli oceani. Esigiamo un miglioramento dell'aria che respiriamo e del sapore degli alimenti che mangiamo. Esigiamo uguaglianza, lavoro, salute, cultura. Si continua a pensare che l'economia, così come concepita oggi, sia il solo mezzo per risolvere la povertà, quando è proprio lei che la genera. Lo sviluppo e l'economia sono il problema e non la soluzione. Nel sud del mondo, dove l'economia mondiale ha cacciato dalle campagne milioni e milioni di persone, distrutto il loro modello di vita, soppresso i loro mezzi di sussistenza, per gettarli e stiparli nelle bidonville, nelle periferie del terzo mondo, l'unica alternativa è una condizione di sopravvivenza estrema. Sono nati così i naufraghi dello sviluppo, abbandonati a loro stessi, condannati nella logica dominante a scomparire. All'interno della propria cultura oggi ognuno sta perdendo i propri punti di riferimento e i punti di riferimento sono fondamentali difese immunitarie. Dovremmo volere una società nella quale valori economici malati hanno smesso di essere centrali o unici. Una società nella quale l'economia è rimessa al proprio posto come semplice mezzo della vita umana e non come meta ultima. Una società nella quale si rinuncia quindi a questa folle corsa al consumo sempre in aumento che estromette i più deboli. Ogni volta che c'è una recessione facciamo la stessa cosa. Pompiamo soldi nel mercato e diciamo che vogliamo tagliare le spese. Ma la ripresa si alimenta spendendo. Le nostre spese fanno crescere la domanda. I paesi emergenti ne approfittano aumentando la produzione per moltiplicare l'offerta e questo fa salire i costi delle materie prime, come il petrolio. Di conseguenza tutti i prezzi aumentano, compresi quelli del cibo, e quindi ci ritroviamo in breve in una nuova situazione insostenibile, tornando a fare affidamento sul debito per soddisfare le nostre esigenze. In questo modo non ne verremo mai fuori. I nostri governi non fanno che ripeterci che siamo coinvolti in una guerra economica senza pietà, che dobbiamo tirare la cinghia ed imporre a noi stessi dei piani di adeguamento strutturale così come li imponiamo ai popoli del Sud. E questo allo scopo di guadagnare indiscriminatamente quote di mercato. La concorrenza non dovrebbe poggiare sul prezzo del lavoro e quindi sulla vita degli uomini. Non si può accettare di ridurre i costi mettendo i lavoratori in concorrenza tra loro per costringerli ad accettare stipendi sempre più inferiori ad un tenore di vita decente. Un solo individuo che guadagna in una notte $1 miliardo, ossia circa 10 milioni di anni di lavoro di uno che percepisce il salario minimo, può essere concittadino di quegli stessi stipendiati o di quanti ricevono un salario minimo di sopravvivenza. Di uguaglianza delle condizioni.
nello stato dove i soldi vanno. Valutation, valutation. Con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita quando è svalutation, svalutation.
fly high, walk on now when I'm off the sky. I no care if it's fame or dope. Il sole, chi l'ha spento sei tu, da quando un altro del mio cuore ti rubò. Innamorare non mi voglio mai più, le notti sono tutte blu, sul caldo mare che ci ha fatto incontrare, un vento gelido mi porta il tuo dolore. Il sole, chi l'ha spento sei tu, da quando un altro del mio cuore ti rubò. Innamorare non mi voglio mai più e nessun'altra cercherò, io cercherò. Il sole, chi l'ha spento sei tu, da quando un altro dal mio cuore ti rubò. Innamorare non mi voglio mai più e nessun'altra cercherò.
cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Si faccia avanti, i funzionari dello Stato italiano si fanno prendere spesso la mano, iniziano bene e finiscono male, può capitare che li trovi a rubare, e fanno cose che stanno bene solo loro, a usufruire di vantaggi esagerati, così abbandonano ogni tipo di decoro e si comportano come degli impuniti. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Sotterrerebbero l'amianto nei campi, infangherebbero il nome degli avversari al solo scopo di non averli lì davanti, e comprerebbero la partita agli arbitri, o incontro arbitri si farebbero comprare, racconterebbero bugie su una disgrazia nell'occasione che fa l'uomo criminale. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Io mi inchino ai valori della resistenza, ogni paese ha la sua rivoluzione, ma tra i valori che si stanno affievolendo, quello più urgente è quello dell'innovazione. L'Italia è un punto esclamativo che si allunga dal centro Europa fino all'Africa del Nord. Siamo il paese che ha fondato un nuovo mondo, un grande ponte tra il futuro e dal Mar Cord. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. La cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Se c'è qualcuno che si gioca tutto quanto, si faccia avanti, si faccia avanti. Se c'è qualcuno che ha voglia di cambiare, si faccia avanti, si faccia avanti. Posso affermare che non sono un idealista e la politica mi scalda poco il cuore, ma a volte penso che staremmo tutti meglio se pretendessimo qualcosa di migliore. Stia diventando un popolo di anaffettivi, stia diventando un popolo di compulsivi, stia diventando, lo siamo sempre stati. Io mi domando, forse ci siamo rassegnati. Personalmente non lo sono gli elementi per poter credere che in tanti non lo sono. Ognuno fabbrica da solo i cambiamenti e non c'è l'anno che non abbia dopo un buono. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. We'll be right back.
dedico questa canzone che canterò adesso al mio amico Gianni Bella, che ferma al mio amico Gianni Bella, che con un altro amico, grande amico, Mogol, hanno fatto tanti successi. Ciao Gianni. Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce. E mi manca un po' il respiro, se ci sei c'è troppa luce. La mia anima si spande come musica d'estate, poi la voglia sai mi prende e si accende con i baci tuoi. Io con te sarò sincero, resterò quel che sono, disonesto mai lo giuro, ma se tradisci non perdono. Ti sarò per sempre amico, pur geloso come sai, io lo so mi contraddico, ma preziosa sei tu per me. Adesso devo
devo mettermi qui a cantare questo brano che viene adesso, che si chiama Io sono un uomo libero. Perché un giorno Ivano Fossati, tutti conoscete, mi sembra che sia qui. Mi ha chiesto e mi ha detto: posso fare un pezzo per te? Dico sì, e lui l'ha fatto, però è più difficile degli altri. Infatti mi siedo qui a farlo perché no, mi sono seduto qui perché il pezzo non è facile, è difficile. Allora devo con un piede segnare il levare del tempo e con l'altro devo segnare il battere e col ginocchio devo ricordarmi le parole. Un viaggio lento, ragazza mia, né destra né sinistra. Lazzaro si sveglia tutti i giorni e Caino vi porge il sale e non per la minestra. E non per la minestra. Sono stato un uomo tenero, ti dico, un uomo vegetale. Sono stato a guardare la feroce bellezza del mondo lentamente trasformare. Lentamente trasformare. Io sono un uomo libero, né destra né sinistra. Sogno ancora credendo di pensare. Sogno ancora coi gomiti affacciato alla finestra. Affacciato alla finestra. Ma ci sono cantanti a cui non si può credere. Ci sono poeti che non si può raggiungere. Tutti parlano e parlano, o peggio scrivono e scrivono, è cultura universale o biblioteca comunale, fra il celeste e il profetico, il religioso e il mistico, il maschio e la sua conquista, il puro e il diabolico, fra il politico e il possibile, il passero e l'azzurro profondo, rosso il suo tramonto, la voce e lo spirito. Scelgo di camminare in silenzio accanto a te, vita mia, che sono un uomo libero in questo mondo. Vita mia, che sono un uomo libero in questo mondo. Libero, sempre, 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 sempre.
Ragazzo qui che si chiama Paolo Bonolis, ha detto: se non mi canti questa canzone ti tiro dietro qualcosa. Yeah.
questo televisore è vecchio, devo subito apparecchiare, e che tavolo m'ha lasciato. Non si sente che parlare di crescita. Grazie. Tutti la invocano, ma nessuno riesce a spiegarci in quale modo si può dar modo alla crescita. Personalmente credo che la crescita sia subordinata a una drastica inversione di marcia dell'uomo. Momento, non è ancora finito, dura un'ora questo cosa. Senza la quale è impossibile venirne fuori.
Naturalmente questa è solo una mia idea, È chiaro che io posso anche sbagliare. Io penso che c'è un'interruzione che bisogna fare, per forza di cose.
Giusto. E la fonte della vita era in lui. Disse una frase, mi rimase impressa. Alzati e cammina. Quella frase la disse uno studente che a furia di studiare con una parte sola della mente, parte dove non batte il cuore, diventò cieco e paralitico come questa generazione. E al suono di quella frase egli si alzò e vide che la tradizione culturale depositata nei monumenti stava per essere distrutta dai governi e dai politici per creare città senza testa che non camminano. E vedendo ciò che poi è accaduto, si mise a piangere. I figli non riconoscevano più i loro genitori, non sapevano più chi erano e da dove venivano. Le ruspe avevano abbattuto il Colosseo e al suo posto ora c'era un grande palazzo di vetro, e il mondo non era più diviso in nazioni ma in palazzi, palazzi numerati, senza un nome, che non camminano. L'Italia non aveva più neanche il numero. Qualcuno adesso dice che forse non è mai esistita. Thank you.
da qualche cosa, no? Di uno di noi, anche lui nato per caso in via blu, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava. Questo ragazzo della mia vita si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse vado in città e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando, amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai. Potrai lavarti in casa senza
avanti così, chissà come si farà, chissà, 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 chissà come si farà, chissà. Sono qui con un grande economista, Jean-Paul Fitoussi, e conoscete Gian Antonio Stella, com'è che si chiama lui che non mi ricordo più? Dimenticato anche io. Dimenticato? Sergio Rizzo. Sergio Rizzo. Che hanno scritto un libro fantastico, che ha venduto quanto? 2 milioni di copie. 1.300.000. Però... 1.300.000. E... Com'è la storia? Dico, la storia com'è? La storia economica. Di che? La storia di che? Di Verona? No, la storia del mondo. La storia, pratica, dire la storia d'Italia e dire la storia del mondo è la stessa cosa, perché in tutto il mondo succede. E di Verona anche, sì. Di Verona, sono d'accordo. Come va la storia? Come va la storia? Ma andiamo tutti allegramente sul burro. Sul? Burro. Bene. Questa è una prima riflessione, la storia. Potrebbe essere diversa, perché ci sono due problemi maggiori nella storia in cui viviamo. La prima è che la disuguaglianza è divenuta così grande che è incompatibile con la democrazia. E poi il secondo problema è che in Europa non siamo veramente più in un regime democratico. Abbiamo un sistema di governance che non risponde ai cittadini e abbiamo dei governi nazionali che non hanno più potere. Sì, hanno potere di levare le tasse quando voi guadagnate di meno. Dunque, questo sistema è
affatto antidemocratico, come se i cittadini nazionali fossero autorizzati di votare alle elezioni regionali, ma non alle elezioni nazionali. E noi non votiamo più a livello europeo. Dunque siamo in un quasi dittatura. All'inizio credevo che era una dittatura benevola, ma adesso non lo credo più. Chi è io? Ma i dittatori chi sono? E il sistema che ha fatto in sé che i governi devono ubbidire a delle regole piuttosto che di ubbidire alla sovranità popolare. Ubbidiscono al fiscal compact, ubbidiscono al patto di stabilità, ma non ai loro cittadini. È vero? E credo di sì. Fa 30 anni che mi occupo di questa storia e mi chiedevo due cose. Che prima di tutto i popoli europei non vanno meglio oggi che da 30 anni e hanno perso una cosa che mi sembra essenziale, il futuro. E così com'è, noi viviamo in un tempo dove il futuro si è subitamente deprezzato. Per quale futuro andiamo? Per noi non è grave, siamo un po' vecchi, non è vero, ma lo dico così, ma per i nostri figli non va bene, no, questo non va bene. E se c'è una ragione perché non possiamo accettare questa situazione è per i nostri figli, perché ne abbiamo la responsabilità. Questo significherebbe che noi non siamo responsabili. Scusi il mio italiano. No, vabbè. Adriano è un cantante magnifico. Io non so cantare nemmeno nella mia lingua madre. No, però, però invece voglio dirti una cosa, che il tuo italiano, tu che sei francese, pensa è molto meglio del mio. Questo vuol dire che bisogna cambiare qualche cosa. Forse la politica? Forse i politici? Bisogna cambiare la politica per fare di noi cittadini pieni. Questo significa che c'è una sola via, un governo europeo che sia responsabile davanti a noi, davanti a qualsiasi. Bisogna fare le elezioni europee però. Ma bisogna, no, io ho detto che ci sono due problemi. Il primo, anche se facciamo un governo europeo, ma se lasciamo la società in questo stato di disuguaglianza, la democrazia sarà finita. La seconda, facciamo un governo europeo, è per scegliere la nostra via. Abbiamo bisogno di un governo che fa il suo mestiere. Il mestiere di un uomo politico è di mostrare il futuro, di indicare la direzione. E oggi manchiamo di direzione. Non sappiamo dove andare. Certo.
Ma ecco, per esempio, la cosa che sai che devo dirti che tu parli chiaro, non è facile. No, perché alla televisione si sentono parlare i politici e dicono tante parole, ma non si riesce mai a trovare la fine, il traguardo, dove finisce il ragionamento. E invece tu, io ti capisco, te lo dice uno che è duro di comprendonio. No, ma io voglio farti una domanda. Tu dici che ci vuole un governo europeo per far andare bene le cose, è giusto? Ma il governo europeo poi che cosa farà? Farà come per esempio succede in alcuni governi, come in quello italiano, che ci dicono, Monti dice che bisogna bisogna contribuire per il bene della nazione, quindi aumentano le tasse, gli operai, come si fa a dire agli operai voi dovete spendere quando poi dopo il governo aumenta le tasse? Cioè, se non ha neanche i soldi per arrivare alla fine del mese, come fa? E questa e questo è il problema. La disgrazia italiana e anche quella tedesca un po', devo dire. E questo è il problema. Vado a provare a risponderti. Il problema è che oggi abbiamo rinunciato a governare. Questo significa che ci siamo messi sotto la tutela dei mercati. Una cosa semplice che fa male oggi all'Italia, perché questi piani di austerità in Italia, in Francia, dappertutto in Europa, perché la gente ha paura dello spread, i governi. Ma se c'era un governo, il titolo sarebbe unico, il titolo pubblico sarebbe unico. Dunque non ci sarebbe più spazio per la speculazione sui mercati. Certo. Forse. E dunque il governo, la politica, riprende la mano sui mercati. Però c'è un motivo per cui non vogliono fare il titolo unico europeo. Qual è il motivo? Perché non siamo arrivati ancora a realizzare questa cosa? Il motivo è semplice da capire. È semplice da capire. Il motivo è che ha fatto certi paesi si trovano nella situazione attuale in situazione di potere massimo, comandano l'Europa. E dunque come ce l'ha fatto con la Germania, ce l'ha con la Germania, no, di paesi del nord. No, come ha fatto, quello che conta molto di più che il benessere della popolazione e il potere per la gente, allora non vogliono rinunciare a questo potere, anche se questo potere finirà per fargli male. Male perché la Germania, certo, va a andare in recessione come tutti gli altri paesi. Certo. E poi manca, quindi, manca una leadership, mancano dei leader, che riescono a parlare con le persone, ma che abbiamo, riescono a farsi capire. Ne abbiamo uno qua. Chi è? Chi è che sta bussando? Di tu sì che legge Adriano Celentano. Scusa, vengo subito, vado a vedere chi è. No, deve essere uno scocciatore. Chi è? Chi sei? Sono io! Sei tu! Fatti riconoscere. Tu nel tuo letto caldo, io per la strada al freddo, ma non è questo che mi fa triste. Qui fuori dai tuoi sogni l'amore sta morendo, ognuno pensa solo a se stesso. Scende la
basta con i sogni. Ora sei tu che dormi, ora il dolore io lo conosco. Quello che mi dispiace è quel che imparo adesso. Ognuno pensa solo a se stesso. Senti, no, ma qui siamo di fronte a un grande economista. Ma c'è anche Stella, c'è anche... C'è anche Stella, c'è... c'è Rizzo. Buonasera, Rizzo. Salve, Stella. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Come ça va? Très bien, et vous? Ah, bien. Allora, come stava il discorso? Il discorso, stiamo cercando di mettere a posto un attimo una parte dell'Europa. Lui dice che la... No, una parte del mondo ha fatto. Ah, del mondo, sì. Beh, no, perché io ragiono ancora in piccolo. Sì, sì. C'è da fare un perché certo... Tu di... No, ho sentito nel tuo discorso e nel discorso prima che tu vieni sul palco, ho sentito delle cose sulla crescita. Sì. Tu sei contro la crescita. Che tipo di crescita? Ah, allora siamo amici. Certo. Perché io credo che la crescita può essere qualitativa. E quella che importa è la crescita del benessere. E la crescita del benessere richiede delle cose che stiamo distruggendo oggi. Per esempio, non parlo solamente dell'ambiente, non parlo solamente dell'esploitazione della natura, parlo anche della distruzione del capitale umano alla quale consentiamo con dei tassi di disoccupazione così alti. Non sono compatibili anche loro con la democrazia. Certo. E di più, questo distrugge quello che chiamiamo noi economisti il capitale sociale. Questo significa la felicità di vivere insieme, perché quando tutti hanno paura, allora la gente si chiude a se stessa. E c'è anche un elemento fondamentale del benessere che è la sicurezza economica. Il fatto che la gente non va a essere dipendente del padrone è un problema di autonomia. Si vede che quando la gente non è autonoma nella sua vita, allora soffre molto e perde del benessere. Dunque tutti questi fattori
che stiamo distruggendo oggi, perché quando si dice che la precarietà aumenta in una società, è così come dire che l'autonomia della gente si è ridotta, sì, e che dunque tutti hanno perso in termini di benessere. E di più, quello che non abbiamo più i mezzi di salvare è la bellezza che abbiamo ineritato dalla storia. La bellezza che possiamo anche lasciare alle generazioni future, perché sembra che è diventata troppo cara. Questo non è vero. E secondo te come si può sistemare questa cosa? Allora, si può sistemare queste cose avendo un altro sistema di obiettivo. Adesso, quali sono gli obiettivi dei Stati? La diminuzione del debito pubblico. Sì. Facendo questo, non si aumenta il benessere, ma si distrugge del capitale. Che non sappiamo che si distrugge del capitale perché non lo misuriamo. Dunque abbiamo obiettivi in termini di quello che si misura. Allora, io quello che dico, bisogna misurare il benessere. Abbiamo la possibilità di misurare il benessere. Come? Bisogna... Come? Ho fatto con due economisti minori che si chiamano Joseph Stiglitz e Amartya Sen. Sì. Ho fatto un altro sistema di misurazione per questo, per misurare il benessere, per misurare il capitale umano, per misurare il capitale sociale e per misurare la necessità di un ambiente pulito, perché la gente ogni giorno si preoccupa dell'ambiente. Perché non vuole che i figli hanno l'asma? Guaio è che non tutti sono d'accordo su questo. Ma c'è qualcuno non è d'accordo. No. Quindi occorre recuperare democrazia per arrivare a questo. No, questo io dico che anche i nostri politici, se mostriamo a questi politici che quando riducono di un punto il debito pubblico e che distruggono per questo di 10 punti il capitale umano, allora hanno fallito, certo, nella loro missione, ma non lo sanno. Certo. Tanto più in un paese come il nostro, che se c'è, noi possiamo puntare su due cose: sulle teste delle persone, perché grazie a Dio l'Italia è sempre stata ricca di persone ricche di cose da dare, di idee, di creatività, di energia, e poi sulla bellezza. Se non puntiamo su queste due cose qua... Ma per esempio come si fa a crescere se l'Italia è indebitata? Forse non si dovrebbe trovare il sistema di azzerare il debito che l'Italia ha, non pagando nessuno? Potrebbe essere un'idea. Allora, questo forse in un altro sistema... No, scusa se ti interrompo. No, voglio dire che noi sappiamo che l'Italia è indebitata, giusto? E allora... Ecco. Ma non forse il rimedio, io non sono un economista, ma forse il rimedio non potrebbe essere quello di fermarsi di comprare le cose solo perché la pubblicità ti dice tu lo puoi prendere adesso e lo paghi fra 5 mesi, fra 6 mesi, addirittura fra un anno, così. Non sarebbe meglio invece abituare la gente a andare a comprare le cose solo quando hai soldi, così non accumula i debiti? No, ma sono... No. Diciamo, il ragionamento è molto complesso, ma per dire una cosa semplice, se si poteva fare una decrescita selettiva,
allora sarei d'accordo. Il problema è che fare una decrescita per la gente che già fa fatica a arrivare alla fine del mese è molto difficile. Dunque, dire alla gente che non ha da consumare che i prodotti cinesi perché costano di meno, ma hanno un effetto disastroso sull'ambiente, perché vengono di lontano, non possiamo fare una politica che le rende ancora più vulnerabili, più fragili. Bisogna avere prima una politica che rimette al primo posto, come prima priorità, come lo era alla fine della Seconda Guerra Mondiale, la piena occupazione. E come si fa? Ma si fa! Abbiamo tanti, non vado a entrare nelle dimostrazioni tecniche, per fare... ma se i padroni delle fabbriche, quelli che danno lavoro alla gente, cominciano a chiudere, vanno all'estero a fare questo, quindi l'Italia si impoverisce. Che tipo di occupazione? L'Italia ha altre a giocare, altre carte a giocare. L'Italia ha un popolo che è molto intelligente. Non lo dico perché sono davanti a voi. Ha anche un senso dell'innovazione estetico incredibile che il mondo intero invidia. Allora perché non giocare su questo piuttosto che di giocare? Stiamo un po' perdendo. No, stiamo perdendo perché non investiamo sufficiente. Le città, se guardiamo quello che hanno fatto intorno, come stiamo sbranando il territorio, se guardiamo questo, allora mi viene un dubbio che forse non è che abbiamo questa grande cura dell'estetica, no? Abbiamo anche noi smarrito la bellezza, abbiamo anche noi smarrito un po'. È un discorso un po' lungo, Adriano, è un discorso lungo, è un discorso importante da fare seriamente. Qui vengono fuori tante idee, però la bellezza mi sembra... La bellezza, dico bene? La bellezza è la migliore cosa che possiamo fare per aumentare la qualità di vita. E la qualità di vita è l'assetto che vogliamo avere, non il PIL. Il PIL non conta. Se la qualità di vita è bassa, il PIL non conta. Quindi tu cosa ti senti di dire adesso per chiudere questa parentesi economica? tu cosa ti senti? Qual è? La bellezza ci salverà, l'ha già detto Fitoussi. E che vogliono che canti, capito? No, vogliono la musica. Sento un rumore, com'è? Grazie. Però voi siete impazienti, Allora la bellezza ci salverà, questo è vero. Lui ci stava dicendo qualche cosa che ci poteva essere utile. È giusto? Allora forse ma è giusto per esempio dire alla gente che bisogna spendere i soldi soltanto quando uno ce li ha? E giusto, non fare i debiti? È giusto, no, è giusto. Possiamo fare debiti se facciamo un investimento, ma fare debiti senza investimento significa senza costruire il futuro, certo. È stupido. Io sono d'accordo con questo. Vabbè. Io sono d'accordo e sono contento di averti qua con me. Grazie. Ciao, Fitoussi, ciao. La mezzaluna splende in cielo, romantica. La mezzaluna canta il cielo, fantastica per noi. Guarda le piante, madre, nel
romantica, la mezzaluna, canta il cielo, fantastica per noi. Guarda e ride se vede che tu baci me, ci fa l'occhietto lassù e tramontano con più. Guarda te piace, ma tace nel buio spento, come stelle disegnano la mezzaluna, splende in cielo, romantica, la mezzaluna, canta il cielo, fantastica per noi. Gianni Morandi, il ragazzo che non invecchia mai. Persica! Allora, senti, come sta andando la serata? Com'è? Perché ho visto, insomma, con gli economisti... Ci sono stati dei piccoli disguidi. Com'è andata con gli economisti? Si è capito qualcosa? No, sì, no, qualcosa si è capito. Quindi allora... Che io ho capito questo, che secondo me non bisogna smettere di fare i debiti. E perché se continuiamo a fare i debiti, e dopo ci mancano i soldi per addirittura anche per fare la spesa. Sì, no, ma... C'è anche quella cosa lì, che tutta la pubblicità di quelle cose che ti vogliono imporre, magari se ne può fare anche a meno di quelle cose lì. Oh, hai visto? Quello lì, bello questo. Non l'avevo mai visto, cos'è? Sì, cioè, questo è un quadro che ha fatto Milo Manara. È fantastico. È una sorpresa che mi hai fatto, Adriano. Sì, per forza, se non lo faccio te, chi la faccio? In che senso? No, nel senso buono. Vabbè, dai. Perché tu sei, non invecchi mai. Sì, ciao. No, sì, sì. È vero che non invecchia mai. No, ma neanche tu, Oh. No, io... ma tu che hai 25 anni più di me, io vorrei arrivare alla tua età così, Sì. Andiamo con la musica, o no? C'è un pezzo che dobbiamo fare. E qual era, che non mi ricordo? Ti penso e cambia il mondo. Affamati come lupi, viviamo in crudeltà, e tutto sembra perso in questa oscurità. All'angolo indifeso ti cerco accanto a me, da soli gli occhi non vedono, ti penso e cambia il mondo. C'è una strada in ogni uomo, un'opportunità, il cuore è un serbatoio di rabbia e di pietà. Credo solo al tuo sorriso, nel senso che mi dà, da soli gli occhi non vedono, ti penso e cambia il mondo. Il mondo, vedo oltre quel che c'è, vivo e affondo, e l'inverno è su di me, lo so che cambia il mondo,
deserto di Troia, l'occhio si vedrà e tu ti sentirai attraversare. Vivo a fondo e l'impatto è su di me, ma so che cambia il mondo se al mondo sto con te. Ci vuole una cosa divertente adesso, una cosa forte. Vai, red, dai. Set, go, man, go. I gotta get a little around, so I'm ready. Show to the rock on the rock.
Fio, qui stiamo veramente improvvisando perché è saltata tutta la scaletta. Il tuo bacio è come un rock, la sai tu? La sai o no? Prova a farla. No, no, facciamo quella. Facciamo, ah, no. Faccia, no. No, fai quello che vuoi, Adriano. No, se no ti fermi, no, tu ti fermeresti più volentieri a parlare con Fitoussi che a cantare, no, lo so io. No, no, non è mica vero, no, mi diverto a cantare. Eh? Mi diverto a cantare, si vede, no? Guarda, io ho visto l'inizio dello spettacolo, hai cantato 7 canzoni, tutti felici, contenti, meravigliosi, 18 anni che non canti, oh! Che non, sì, fai concerti. No, perché l'altro giorno mi fa... Ma dove sta la novità che io canto? Come dove sta? Sono 20 anni che non ti vediamo cantare. No, è una cosa meravigliosa, guarda qua. È bellissimo, infatti no, no. Poi bisogna andare anche fuori, bisogna andare in Germania, bisogna andare in Russia a cantare. Ti vogliono? Sì, lui mi sta tentando a dire la verità. Però c'è un fatto, io sono vecchio ormai. Ma che vecchio? Oh. Sì. Guarda lì quando fai come fai a fare quella mossa? Oh, fammi vedere. No, mi piace quella lì, fammela fare. Prova a insegnarmela. Adriano, prova a insegnarmela. Non me la ricordo. No. Dai, tu il boleggiato. Allora, che facciamo? Vai, Adriano! Guarda che bello, guarda. È bellissimo. Guarda, cioè, se canta Fitoussi non fa mica sto successo qui, eh. Fitoussi? Se canta lui, dico. Ah sì, però dice delle cose. Dai, bravo, dai. Non è molto, molto giusto quello che ha detto, io condivido. Io... Andiamo avanti. Adesso... No, perché... Cosa vuoi fare, dimmi? No, stavo dicendo che cantiamo un'altra canzone. E che ne so? Sì, facciamola. Dai. Woman in Love. Ce l'avete sotto mano? E qui devono cambiare. In caso ce l'avete Woman in Love? Eh sì, perché l'abbiamo provata per un mese. Ma la facciamo in inglese o in bolognese? Facciamola in inglese stavolta. Vai. Of a woman in life,
and oh, how they give you away. Why try to deny you're a woman in love when I know very well what I say? Such a glow, some flame deep within made them shine. Those eyes are the eyes of a woman in love, and may they gaze evermore into mine. Adesso stai, aspetta. Arriva, sta arrivando il maestro. Sta arrivando, cos'è? Cos'è? Cosa ne dici di questo? Cosa c'è? Ah! No, è difficile. È difficile questo. Dai, vai con quella, dai, dai. Perché lui ti dice una cosa, tu ne fai un'altra, ma veramente, guarda. E là! Adriano Celentano! Me ne vado, Adriano! Vado, vado, vado! Dove vai? Dove va? Vado lì, vado a guardare.
10 minuti circa.